Giuseppe Izzo dalla Valle Caudina alla Valle Telesina, seconda OCR Epic Race, successo anche qua. È un successo davvero che l'abbiamo costruito con grande partecipazione popolare del territorio, delle amministrazioni di San Salvatore, Telesino come Telese Terme, la presenza di aziende importantissime come l'azienda Riverini, le aziende del gruppo Pubblici Servizi, le aziende in generale che hanno riconosciuto in questo progetto un modo per promuovere il territorio e lo sport. Un impegno enorme per organizzare un evento del genere, Beppe, tanti collaboratori, tanti amici, tante persone che impegnano il loro tempo per far sì che questi eventi possano accadere. Dicevo, ricordiamo che a Sud Italia non sono molte queste manifestazioni. Sì, nel Sud d'Italia per nulla è conosciuto questo tipo di disciplina, è conosciuta più in territori come in Puglia, adesso stiamo cominciando in Campania grazie all'esistenza di focolai, di allievi che hanno una grande passione per questo sport e che ci hanno dato un po' l'entusiasmo per continuare, almeno a seminare. Una cosa importante che per noi in questo momento possiamo dire è che, come ben detto, lavoratori. Sono tutti lavoratori, sia la parte della promozione, la parte del territorio, la quota di noi che ci mettiamo il piacere di unire un po' tutti questi elementi, di stare insieme con gioia. Ultima domanda, l'altra volta da Arpaia un po' verso Paolisi, un po' di Valle Caudina, questa volta all'interno delle terme si è strutturato il tutto per arrivare fino al Parco del Grassano. Ancora un coinvolgimento di forze maggiori, insomma. Questa è stata una scelta premiante perché dalle Forche Caudine come narrazione storica ci troviamo nel parco di Telesia, che è fatta da asset culturali, di proposte monumentali, proposte vitivinicole, quindi tanto territorio con le amministrazioni che hanno accompagnato la nostra gioia di voler creare questo progetto. E senza lasciare, come dire, traccia di tanta narrativa alla semplice attività sportiva, diciamo che ci stiamo impegnando per creare questo successo di questo sport.